Allora, benvenuti a tutti, cari amici. Questa è la nuova serie di GTA V. Faremo tutte le missioni e posteremo tutti dei funny moments. Poi ci sarà la sfida del giorno e anche il commento del giorno. Ora incominciamo con la prima missione di introduzione. Vai. Allora, è proprio la prima missione. Ci ritroviamo qua a far la rapina. Vedete, persone impaurite e ci siamo noi. Io sono quello lì col cappuccio verde che mira, che sta mirando in questo momento, che sta puntando la pistola a quello, come vedete sotto, a quello stronzo chiuso nel ripostiglio. Stiamo minacciando la gente e tra poco avrà inizio la vera e propria missione. Ok, li abbiamo chiusi nel magazzino ed è la prima parte fatta. Via, chiamiamo il nostro amico. Attiviamo la bomba. Ok, bomba andata. Via, qual è il momento? Ci apprestiamo ad andare verso l'esplosione. Ok, entriamo. Bene. Qua c'è la grana. Ci sono tutte le cose che ci servono. E ora apriamo la cassaforte. No, anzi, mettiamo i soldi dentro. No, la borsa. Ma sono tanto stanco, quindi ho sbagliato. Ma vaffanculo. Poliziotto. Sì, che posso. Ok, ci hanno preso, però c'è il nostro amico lì che ci sta proteggendo. Il nostro amico se ci salva. Ok, ci trasmutiamo nel nostro amico e cerchiamo di non autospararci. Ok, è fatta. Vai, il pelatone è morto. Mamma mia, che figata. Ok, Sono quello ora abbiamo cambiato personaggio, siamo quello con la cuffia rossa, come vedete. colore. Prossima fase, apriamo, bomba. Boom. Mando pom. E via. E andiamo. Sta arrivando la polizia, però noi non ci diamo per vinti, dobbiamo finire la nostra missione. In questa Ok, dobbiamo ucciderli ora, senza cercare di farsi ammazzare noi. Dovrebbe essere abbastanza semplice. 5 stelle abbiamo però. Che armi abbiamo a disposizione? Vediamo un po', solamente mitraglia e pistola. Utilizziamo inizialmente la mitraglia. Poliziotti difficili da sparare perché si nascondono dietro le macchine della polizia. Dobbiamo cercare di non farci uccidere e di non farli arrivare nella nostra zona. Una volta morti cercheremo di scappare. Ce n'è uno che mira qua nelle vicinanze, eccolo, eccolo. Ok, è morto. Bene. I nostri amici stanno per andarsene. Boh, ci siamo tramutati ancora. Michael. Ora siamo ancora Michael. Vai. Nascondiamoci. C'è ancora gentaglia, attento. Ok. La neve ci rende un po' difficile camminare, però stiamo uccidendo a vista d'occhio tanto di quella gente della polizia che guarda. Ok, ora dobbiamo andarcene. Nostra macchina che ci aspetta. Dobbiamo aspettare la squadra però, dai. Intanto ci abbiamo la gente alle calcagna. Poi taglia. Si può mica tagliare su YouTube. No. Figa.
Polizia, la squadra sta arrivando. Ok, pronto a salire in macchina. Salgono. Saliamo e andiamo, vai. Saltiamo il video. Noioso. Forse Trevor. Comunque Trevor, vediamo. Ok, c'è l'inseguimento. Ok. Morto il nostro conducente. Prende il volante Trevor. Michael, come cazzo si chiama? Ok, la macchina è andata. Ora dovrebbe essere tutto semplice. Non tanto. Infatti ho detto dovrebbe. Ok, ora dobbiamo raggiungere il punto indicato con sotto la mappa, come potete vedere, verso l'angolo a sinistra. Le macchine della polizia ci vengono incontro e cercano di farci andare fuori strada, di sbatterci addosso in qualche modo per farci morire. Aia, ok, piccolo problema, ma nulla di grave. Curva a gomito superata, con qualche difficoltà. Ok, il punto è vicino, ci siamo quasi, il treno. Bene, passati per un pelo. Macchina della polizia, di là. Perfetto. Andiamo. I nostri amici dopo la rapina. Un cecchino che ci vuole uccidere. Ha preso un nostro amico. Ok, anche l'altro colpito. Altra polizia. Dobbiamo ucciderla. Sempre 5 stelle, come vedete. Siamo pieni, siamo in pochissimi contro tantissimi. Non lo conto, tanti. Solo uno. Ci attaccano da tutte le parti, come potete vedere. Altra polizia. Ok. Via che si va adesso, eh? Un attimo di caricamento, eccoci qua. Stiamo celebrando la morte del compagno. Saltiamo, va. Se riusciamo, Rockstar Games, va bene, ma... Michael che doveva essere morto ma ancora vivo. Ed ecco il gioco. Ok, la prossima missione sarà quella di rubare la macchina
una macchina e di seguire Trevor, di, se, sì, di seguire Lamar, che ci condurrà verso, verso un parcheggio per poi scappare. Tutto si vedrà nella prossima puntata, scriveteci, commentate, scegliete il colore della macchina, votate, e per questo video è tutto, mettete mi piace, vi salutiamo, Mixer Games.